wird gleich geputzt. Einmal im Jahr wird die Schuhe geputzt und das größte Verstiegel wird gleich geputzt. C'è un po' di traffico qui. Mi sento come se che mi avete detto in plastica. Dai, questi pendi sopra. Okay. Ich kann aber auch die alten. Zu dir oder noch? Ist irgendwas anderes da hier? Un mondo in miniatura. Bellini. Oh, lo accetti. Oddio, che profumo di mandorle zuccherate. Beh, c'è gente dappertutto. Il cassonetto è bellissimo. Specialità locali. Caramelle, qui c'è un profumo fantastico di anice, perché qui, ah, madonna che buono, si vendono le tipiche caramelle all'anice. Se vi sembra che io sia una tappa, è vero, indubbiamente, ma soprattutto è vero che tengo la fotocamera sulla pancia nel tentativo di non dare nell'occhio, perché sennò le persone credono che io voglia fare una foto
e mi fanno passare avanti perché pensano che voglio fare una foto, ma invece no, qui c'è un universo. Ecco, io questi pupazzetti me li comprerei tutti. I pupazzetti più sono piccini e più mi piacciono. Però anche questo. Questi sono due cazzoli di latta. Siamo in un grande magazzino, il più famoso grande magazzino tedesco, il Kaufhof ebreo, e come vedete qui ci sono prodotti del dottor Auschka, che sono prodotti da grande magazzino e da supermercato bio anche. E anche accanto c'è Anne-Marie Berlin. Art Deco, famosissima marca di trucco tedesca, petrolio fatto trucco,
però è veramente famosa. Io usavo i prodotti di Art Deco tanto, tanti anni fa, poi ho smesso. E che buon Babbo Natale! Santa, 9 euro, va bene. Ecco. Siamo in libreria. Troppo piove. Oh mio Dio, oddio. Freddo.
Cioè veramente piove e fa freddo. E io più piove più mi decompongo. Purtroppo, perché io non sono uno di quei tipi nordici che anche al freddo rimane tutta bella composta, bionda, con il capello tutto liscio da un lato. No, cioè io mi decompongo subito. Questo per gli amanti del legno. E dicevo, io mi decompongo veramente subito. Caramelle. Caramelle e Nutella, c'è la signora con un coltellazzo minacciosissimo. Certo. Qua pure si mangia, qua fondamentalmente si mangia. Anche qua si beve. Qua si mangia, qua si beve. Cioè. Arriva il tram! E poi non so se attraverso la pioggia si riesce a vedere il nonno e la nonna. E soprattutto la nonna, che somiglia abbastanza a Valentina. E niente. C'è una mano umana. Ikea, però per i ricchi, cioè questa è la stessa azienda che fa anche Ikea, solo che qui si sale su con i prezzi e si sale anche su con la qualità. Allora le persone ricche comprano mobili e piccoli ninnoli senza però prenderli troppo sul serio da Habitat, e le persone povere in Europa vanno a comprare da Ikea. Non a caso io non ho niente di Habitat, ho quasi niente. Io di Habitat ho due bicchieri, ecco, sì. Ho anche io qualche cosa di Habitat, è fantastico. Certo. Eravamo dentro questo negozio, la Cure Gourmand. Qui una volta c'era il Body Shop, cioè l'ultima volta che sono passata c'è il Body Shop. Thank you.
Grazie mille. Il centro commerciale ci augura tantissimi auguri di Buon Natale. Ci fa tantissimi auguri di Buon Natale. Questo succede ogni ora, immaginiamoci i poveracci che lavorano qui. Oh. Ah, ecco dove era finito il Body Shop, accanto a Starbucks. Infatti, per quello non lo ritrovavo più là dove doveva essere. Ora ho capito, va bene. Io il Body Shop infatti non ci vado mai. Una volta tanto. Passo qui davanti con una fotocamera buona. Questo mi fa molto contenta. Solo siccome questa fotocamera è un po' grande, allora giustamente ecco qua. Ciao pane. Sul fare della sera, ma non è realmente il fare della sera perché non sono neanche le 2:30 di pomeriggio, ma evidentemente sta ricominciando il cattivissimo tempo e probabilmente fra un po' ricomincia a piovere. Curiosiamo qui al mercato. Qui siamo al mercato, vi vorrei far notare, è bello. Qua ci sono i 100 miliardi di alberi di Natale, perché qui si usa che l'albero di Natale si compra, cioè vivo. O quasi vivo. Dopodiché vengono piantati apposta, chiaramente ci sono le piantagioni apposta di alberi di Natale. E dopodiché è finito Natale. C'è l'omino che si viene a riprendere gli alberi. No, ma c'è un odore fantastico. Che buon odore. Voglio avere un letto con un materasso fatto così, tutto ripieno di questo buon odore. Chiaramente fa male. In questi giorni mi si conficcano aghi, diabete da tutte le parti. Parliamo anche di questa cosa. Oddio. Caramelle. Aiuto. Biscotti, dolcetti. Però qua il mercato finisce, quindi facciamo un march indietro. Ah, ci sono i dolcetti da provare. Li proviamo? No. Sembra brutto, voglio dire. Yeah. Ah, you're going.
5 cinturini, bread kartoffel, così, madonna, aiuto, che puzza di fritto che c'è qua. Qui questo è proprio un posto un po' rustico, come dire. Ah, qui invece siamo nel negozio delle spezie e qui ci sono tutte le spezie che uno si può immaginare, però non si sa in quale tipo di qualità. E allora ecco, io per esempio vengo sempre a guardare, ma poi tra l'altro non ci si può servire da soli, quindi insomma bisogna chiedere per forza aiuto, è tutto un po' complicato veramente. Queste sono spezie ovviamente molto importanti, però di queste spezie non conosciamo la qualità e quindi non ci fermiamo da queste spezie. Poi invece siamo in un negozio di formaggi, dove è passato uno che anche lui è in giro a fare foto. Poi fiori, continuiamo ad incontrarci con questi signori che ho appena sviato dall'incontrare. Scusate, parlo male perché sono un po' congelata a quest'ora dopo tutto questo. Ecco, guarda, sai che cos'è questo? Cavolo riccio, in busto, così si vende il cavolo riccio in Germania. Ecco, questo sarebbe addirittura comprabile. Ah, guarda, questo è il cavolo riccio ancora attaccato alla foglia, non spezzettato e imbustato. Questo è interessante. Questo è veramente molto interessante. Molto interessante, ma non oggi, non ora. Ciao cavolo riccio. Qui tante bancarelle del mercato sono già chiuse però, perché fa freddo. It's Christmas at Ground Zero. Questo è un ristorante pseudo italianeggiante. Guarda che verde, signora Sabone. It's Christmas at Ground Zero. Allora, no, niente. La parte su cui cammina la signora sarebbe la parte ciclabile, perché qui noi non si è olandesi e quindi tutto sommato, pur essendo un paese, ecco, molto avanti e tutte le cose che si dicono, però ecco, qui in particolare non siamo molto ciclati e ciclabili. David Guetta, il 27 di non so cosa, arriva David Guetta. Stavo pensando stamattina, guardando la città tappezzata di manifesti di David Guetta, che David Guetta tutto sommato non è altro se non uno dei tanti biondini fatti in quel modo fisico, che bene o male riescono a cavarsela nella vita, apposta appunto perché sono fatti in quel modo in cui sono fatti, no? E quindi più o meno trovano qualcuno che gli faccia in cambio di insomma chissà cosa, da mecenate. Oh, che odore di mangiare! E che cosa sarà mai? Il negozietto turco, c'è il negozietto, questo è un negozione. E dal momento che le mie mani sono così congelate, no? Completamente congelate, io mi lascio amabilmente risucchiare dal tenero e riscaldato DM. E voilà!
Ecco, volevo dire che noi qui l'Advent Calendar, il calendario dell'Avvento, ce lo beviamo. E ce lo beviamo anche in due tipi diversi. Olandesi, è perché è così. Che ora pensate che sia? Sono 3:30 di pomeriggio, di notte. È un periodo in cui in città ci sono tantissimi gabbiani dappertutto, che è una cosa insolita, ma davvero davvero insolita. E allora in sottofondo potete sentire, insieme ai corvi, che sono poco numerosi, e insieme ai pappagallini verdi, che vedo svolazzare ma che non posso catturare con la fotocamera, ascoltate in sottofondo la mia voce, è quella dei gabbiani. Fa un freddo e c'è un vento insensato oggi.
guarda, ci sono anche i funghi. I funghi, gli scoiattoli. I cinghiali. Fantastico. Gelati, i pasticcini, la ccioccolata, gli alberi di Natale, le scarpe, Inglo. Io sono entrata qua dentro una volta. Adesso mi sono venuta a rifugiarmi qui dentro perché c'erano delle persone che... ma niente. A volte i turisti che non sono abituati alle regole tedesche sanno diventare un po' molesti, e quindi c'erano dei turisti leggermente molesti fuori che schiamazzavano, quindi sono venuta a rifugiarmi qui, anche perché qui fa caldo.